Ciao a tutti, io sono Ivan e questo è GarageBee. Oggi voglio parlarvi di una collaborazione tra un artista, diplomato in fumetto, nonché professionista di batteria e insegnante, e un maker, cioè io. Guardando le sue opere mi si è accesa una lampadina e mi sono domandato: ma se Andrea disegnasse dei personaggi del mondo del lavoro, tipo il falegname, il fabbro, il meccanico, lo smanettone, sviluppatore informatico, e li disegnasse stile supereroi? E poi io ci mettessi del mio come maker? Questa è solo la prima parte. Poi, alla fine del video, vi svelo quello che ho realizzato. Io non mi sono limitato a chiedere un disegno ad Andrea. Gli ho chiesto se potevo fargli una vera e propria intervista. In questa intervista abbiamo parlato di fumetti, passione e della perseveranza. Vai col video! Ciao a tutti! Ciao! Qui con noi c'è Andrea Raganini, che è un musicista, batterista di professione e si è diplomato in fumetto da un mese. E parlaci di questo diploma. Il tuo lavoro come musicista è già, penso sia già impegnativo. Sì, assolutamente. Cosa ti ha portato a fare, ad ottenere questo diploma e comunque a fare tutto questo percorso per diplomarti in fumetto? Ok, allora io la passione per il fumetto e per il disegno in generale l'ho sempre avuta fin da quando ero ragazzino. Dopo le scuole medie ho fatto l'istituto d'arte, in contemporanea facevo anche il conservatorio. Finito l'istituto d'arte e ho continuato a fare il conservatorio e mi sono diplomato in percussioni. Quindi non solo batteria classica? Non solo batteria, diciamo che l'aspetto conservatoristico ce l'ho, e dopo mi sono specializzato negli anni successivi al diploma in conservatorio, mi sono specializzato più sulla batteria, quindi oggi lavoro come batterista e insegnante di batteria. La passione per il disegno mi è tornata intorno ai 32-33 anni. Ho intrapreso questo percorso alla scuola di fumetto perché comunque è una cosa che non la volevo lasciare lì. È stato un percorso di 3 anni, bello intenso. Le passioni vanno coltivate, indipendentemente dal fatto che uno abbia già un lavoro che gli piace o abbia un lavoro che non gli piace, giovane, vecchio, non importa. La prima cosa che ti è venuta in mente dopo essere stato diplomato? Allora, diciamo che la prima cosa che ho pensato è grazie a Dio è finita, perché comunque il percorso è stato bello tosto, soprattutto per uno che ha già anche un altro lavoro. Ok. Diventa un secondo lavoro. Diventa, diciamo, un secondo lavoro che in realtà dovrebbe essere fatto, cioè, a tempo pieno per essere, diciamo, portato a livello alto. Però comunque
io avevo già, ho già un lavoro che mi piace, che è quello di musicista, l'ho tenuto e nel contemporaneo ho fatto anche questo percorso. Però una passione va coltivata anche se uno lo porta, la continuerà a fare come hobby tutta la vita. Non è detto che uno debba per forza, non deve per forza diventare un lavoro. E se io ti chiedessi, ti facessi una domanda particolare. Sì. La batteria e il disegno. Sì. Sono due cose che si contaminano a vicenda oppure sono, tu le senti come due cose distinte? È inevitabile che si contaminino, anche dal punto di vista del ritmo. Adesso forse entro un po' in un ambito un po' più tecnico, perciò cercherò di super semplificare la cosa senza annoiare. Ad esempio, mi sono accorto che nella musica c'è il ritmo come c'è il ritmo nel disegno. Il ritmo della musica sappiamo un po' bene tutti come funziona, lento, veloce, fondamentalmente. Sì. Nel disegno è un po' uguale, se io ho una vignetta grande il ritmo di lettura è lento, se io ho tante vignette piccole il ritmo di lettura diventa più veloce. Nella composizione di una tavola di fumetto mi aiuta a vederlo come un po' uno spartito musicale, dove io alterno magari note lente a note veloci, vignette grandi e vignette piccole. C'è un po' questo parallelismo, diciamo. Io altre domande non ne ho. Vuoi spiegare dove ti possono trovare, se vogliono vedere i tuoi lavori, se sì. Hai un... Ok, il mio Instagram è andrea_art_page. Hai una mail? Sì. Un contatto? La mail è raganiniandrea@yahoo.it, tutto minuscolo. Vorrei pubblicizzare un fumetto che abbiamo fatto il terzo anno della scuola di fumetto. È una storia molto bellina. Di cosa parla? Parla di un robot che si chiama Ace. Questo robot, in uno scenario post-apocalittico, va a intervistare delle persone. Ogni persona all'interno della storia racconta al robot la propria vicenda e quindi ogni allievo della classe ha inventato una storia diversa che si lega a tutte le altre grazie a robot. Che fa l'intervistatore. Che fa l'intervistatore, esatto. Non sono un robot io. Eccoci arrivati alla fine. Come vi avevo promesso, adesso vi svelo come mi si è accesa la lampadina. Ecco, allora io ho pensato, ma se io a questa tavola, a questo disegno che mi ha fatto Andrea, facessi una cornice stile maker con più materiali, ferro, legno, però non ve lo svelo oggi perché lo vedrete nel prossimo video. Oggi vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!